L'inizio della primavera ha fatto alzare il sipario dedicato alla nuova stagione azzurra dei campionati Rai TT e Motorelli. Il circus degli amanti della navigazione si sono portati infatti a Rio Torto, in provincia di Livorno, dove il sodalizio tra il Motoclub Follonica, il Motoclub Pomarance e l'associazione Sara Lenzi Pilota hanno redatto prove in linea e cross test di prim'ordine. Sono stati 150 i piloti che hanno raccolto la sfida del Ride TT con le tre giornate di gara svoltesi venerdì 31 marzo e il primo weekend di aprile, mentre altri 100 piloti si sono aggiunti alla partecipazione del campionato Motorelli per un totale di 280 centauri. La giornata del venerdì, valevole come Day 1 Ride TT denominato Sui Sentieri di Sara in onore della dolce Sara, è stata curata nel dettaglio dal Motoclub Follonica, che ha previsto 4 settori selettivi, rispettivamente 2 cross test e 2 prove in linea di 33 e 31 km per un totale di 235 km di percorsi. Medesima formula per la giornata del sabato, valevole come seconda prova Rai TT e prima prova del campionato Motorelli, questa volta battezzata Quinto Motorelli della Maremma, condotta dal Motoclub Pomarance per un totale di 256 km, 2 settori selettive, 29 e 28 km e un cross test. La giornata della domenica ha puntato i riflettori sulla terza tappa del Rai TT e seconda prova Motorelli con il secondo Motorelli della Valle del Diavolo. In questa occasione la scaletta off-road, redatta dall'associazione Sara Lenzi Pilota, ha previsto un percorso di 163 km, 2 settori selettivi e ancora una volta la prova in fettucciato. Le tre giornate di gara hanno coperto un percorso totale di circa 680 km su 3 province, Livorno, Grosseto e Pisa, per spaziare su 14 comuni. Dal punto di vista della cronaca sportiva, il campionato si è preannunciato molto interessante per la classe regina di 4,5, dove a darsi battaglia per i gradini più alti del podio si sono schierati il vicecampione della classe assoluta, stagione 2022, Leonardo Tonelli, in sella a Gas Gas, 3,5 quattro tempi, e portacolori Africa Dream Racing. Maurizio Gerini per il team Solaris, Andrea Gava per il team NSM, per la prima volta in questa categoria Andrea Rocchi, pilota Beta Dirt Racing, in sella Beta 430, 4 tempi. Paolo Lucci in sella KTM per il team CF Racing. Gli occhi sono stati incollati nella medesima classe anche sulla Fantic 450 condotta dal campione del mondo enduro Alex Salvini, per la prima volta presente ad un appuntamento Motorelli, che si è laureato con l'oro nel Day 1 della manifestazione. Altrettanto ha fatto Thomas Marini, scalando il gradino più alto del podio nella seconda giornata Rai TT, in sella a Bimota, per l'orgoglio del team manager Filippo Ciotti. Durante il Day 3, il miglior battitore libero nella classe assoluta e oro dopo 3 giorni nella ring tutto off-road del campionato azzurro Rai TT, i Sentieri di Sara, si è imposto un autorevolissimo Leonardo Tonelli, davanti ad Andrea Gava, NSM, e a un strepitoso Jacopo Cerutti, in sella ad Aprilia Tuareg 6,60 per Guareschi Corse. Quest'ultimo ha notevolmente amplificato l'importanza della classe G1000, già ricca di partecipanti, come altrettanto ricca è stata la neonata classe GPX, sempre dedicata ai bicilindrici. Tra i piloti che si sono fatti apprezzare in questi 3 giorni sono spiccati i giovanissimi Pietro De Giacomi, classe 125, e Paolo De Giacomi, portacolori Africa Dream Racing, in sella a Sherco 300, che sicuramente desteranno parecchie sorprese nel divenire del campionato tricolore. Anche Andrea Gava, per la classe regina 4,5, è stato tra i big players, come altrettanto si è distinto Andrea Rocchi nella medesima classe, alfiere in questo caso di Beta Dirt Racing.
altri battitori liberi che hanno dato fuoco alle polveri e che sono rimbalzati nella top 10 dei riders più aggressivi e competitivi sono stati Maurizio Gerini, fedelissimo alla Team Solaris, Matteo Drusiani in sella KTM 500 per CF Racing e il gigante di Lumezzane Alessandro Bottori con la Yamaha Tenere 700 ed ancora Roberto Rossini in sella Bimota, Marco Menichini con lo Squadra 250, Carlo Cabini con Honda 2.5 e Giovanni Gritti al FRRS Moto, indiscusso Matador per la classe Marathon. Dopo tre giorni di Rai TT sui sentieri di Sara, oltre alla classe assoluta RTA composta da Leonardo Tonelli, Andrea Gava e Jacopo Cerutti, a guadagnare il podio per la RT1 sono intervenuti Carlo Cabini con l'oro, Filippo Pietri con l'argento e Marco Menichini con il bronzo. Per la categoria RT2 i meriti sono andati a Leonardo Tonelli davanti ad Andrea Gava e a Maurizio Gerini, mentre nella classe RT3 il dominus è stato Matteo Drusiani che ha imposto il suo ritmo su Paolo De Giacomi e Luigi Martellozzo. La RT4 è stato completo affare di Giovanni Gritti, più veloce di Tiziano Internò e Cesare Zacchetti nel corso delle tre giornate Ride TT. Per la RT5 Jacopo Cerutti ha dato lustro alla sua Aprilia Touareg 660 portandola sul gradino più alto del podio davanti ad Alessandro Bottori con la Yamaha Tenere 700 e Nicolò Pietribiasi. La RTS è andata nelle mani di Alessandro Bosio seguito da Mauro Melandrini e Franco Benvenuti. Jasmine Risius è rimasta la leader indiscussa per la classe RTF, mentre Raffaella Cabini si è dovuta accontentare della piazza d'onore e Simona Brenza Berca ha completato il podio. Per i motoclub gli onori e meriti sono andati alla Fast Team, mentre per i team indipendenti ha brillato Africa Dream Racing. Le tre giornate si sono sigillate con una foto di gruppo e con in cuore Sara Lenzi. Antonio Sirelli si chiude il primo appuntamento con il Ride TT e la doppia prova Motorelli qui a casa della nostra Sara Lenzi. Com'è andata? Che cosa dire in merito? Tantissimi piloti, ma a te la parola. Sono molto soddisfatto, abbiamo avuto un numero importantissimo di piloti, ma soprattutto si è creato un nuovo ambiente, un ambiente più importante, più colorato, molto più interessante. E venire qua a Rio Torto è un qualcosa che ci apre il cuore, perché dedichiamo tutte queste cose a Sara, che sarà sempre nei nostri progetti, sarà sempre presente in ogni cosa. La gara è andata bene, siamo stati anche fortunati, il tempo ci ha risparmiato per due giorni e vado a casa veramente felice, pronti per il prossimo impegno che sarà in Abruzzo e andiamo avanti così, la strada che abbiamo imboccato è la giusta. Questo nuovo campionato dei GPX ha dimostrato che oggi che può essere il futuro. La navigazione di tracce diventa sempre più interessante e credo che a tutti i proprietari di moto da bicilindriche, moto pesanti, possa essere veramente un evento, una manifestazione per provare l'emozione di navigare nel campionato italiano. Perfetto, Anton. Il prossimo appuntamento con il campionato italiano Motorelli sarà a Gioia dei Marsi il 29 e 30 aprile.